10 profumi di nicchia sotto i 100 euro, perfetti per questa primavera che ormai è alle porte. Andiamo. E noi ovviamente dobbiamo farci trovare pronti, perché i profumi possono essere un'arma perfetta per conquistare le nostre prede. O per essere conquistati. Iniziamo con il mio preferito di questa lista, ovvero Viandante di Profumo di Firenze. 89 euro per un profumo spettacolare, incredibile. Questa fragranza rappresenta la discesa di Dante negli inferi, quindi rappresenta la perdizione, la tentazione, la sensualità estrema, con questa stupenda e succosa nota di cesto di frutta del Mediterraneo. Andiamo avanti con Turan di Maid. Questa è una tuberosa carnale, plastica, quasi metallica, super erotica, super sexy, spettacolare, un profumo mascolino e carnale. 90 euro, 89 euro, Daphne di Maiora Parfum. Qualità ai massimi livelli. Gelsomino, frutti, vaniglia, creano un tripudio olfattivo spettacolare, anche questo super sexy. Jasmine Exclusive di Mancera Parfum. Ve ne ho parlato tante volte, un tripudio di gelsomino impreziosito da tante note orientali, davvero una bomba. Buonissimo, questo è uno dei profumi che uso maggiormente. Ce l'ho anche da 120 ml, ma questo costa di più. English Peer di Jo Malone, 63 euro per un profumo raffinato, semplice, fresco, che piace a tutti, molto attraente. Bellissimo. Con 63 euro ti porti a casa un capolavoro. Jo Malone non sbaglia mai. Qualità prezzo estrema, qualità prezzo massimi livelli. En Route di Botanique, un Creed Aventus meno fumoso ma molto più moderno, molto più duraturo, prestazioni top, rapporto qualità prezzo veramente ai massimi livelli per questo brand di cui già ho parlato e di cui ancora ne parlerò tantissimo. E adesso è il turno di un capolavoro, Patio di Botanique sempre, questa grandissima marca, ma qua non ve ne parlo, andatevi a vedere il video di ieri, ovviamente sempre 89 euro. A Mare di Cartusia, un profumo marino perfetto, in pieno stile acqua di sale, veramente bellissimo, soltanto che costa la metà, 90 euro, 100 ml, sempre di Cartusia, sempre 90 euro e sempre 100 ml, stavolta abbiamo Mediterraneo. Foglie di limone e tè verde lo rendono fresco, sexy, audace, spettacolo. E adesso è il turno del più economico della lista, ovvero Raunac di Nabil, fresco, freschissimo, fruttatissimo, 30 euro per un profumo che vi farà riempire di complimenti e che io ho anche in versione deodorante. Spettacolo!